Raga, io ho visto tutto ormai nella mia vita. Ho visto di tutto. Ho visto tutto quello che dovevo vedere. Basta, basta, possiamo anche finirla qui. Possiamo anche chiudere la TV a vita e non vedere mai più una partita, mai più andare allo stadio. Ho visto tutto ormai. Ho visto Giovanni Di Lorenzo fare gol da 30 metri a giro col piede debole. E poi ho visto Gianluca Gaetano entrare e fare gol all'Inter al San Paolo, cioè vabbè, basta, fine, ho visto tutto, ragazzi. Ho visto Anguissa che fa un controllo orientale e si gira con una mezza rovesciata e la butta nell'angolino. Ma di che cazzo stiamo parlando? Ah, vabbè, scherzi a parte, oggi il Napoli veramente inferocito, mi è piaciuto. Perché anche io stavo iniziando un po' a sentire questo fastidio del Napoli che non segnava più, del Napoli che non attaccava, che non dominava più le partite come prima. Ora invece siamo tornati a farlo in casa con l'Inter, che tutto quello che volete, il turnover, gli errori di Gagliardini, tutto quello che volete voi in 10 contro 11, quindi sicuramente era più facile. Però mamma mia ragazzi, oggi mi sono divertito, ho visto una partita divertente. Una partita che mi ha fatto tornare voglia di vedere il calcio e penso di aver visto tutto ciò che c'era da vedere nella vita di un tifoso. Cioè, dai ragazzi, mamma mia, c'è da dire che poi l'Inter ha preso veramente alla lettera la frase andate tutti davanti, perché veramente al 94esimo non c'era più nessuno a difendere. E ci sta, funziona così il calcio. Comunque felice per Gaetano che noi ridendo e scherzando starà vivendo un sogno sto ragazzo ora, perché entra in una partita del genere, ha vinto lo scudetto, è napoletano, quindi sta segnando nella sua città. Secondo me oggi va a mignotte tutta la sera Gaetano e non si sveglia più, cioè mamma mia. Poi Di Lorenzo che gol ha fatto, dai, onestamente diamogli i meriti, che cavolo di gol ha fatto. Ma pure Gaetano è, cioè andare a fare lo scavetto a Onana. Ci vuole un po' di coraggio, ci vogliono le palle comunque, ci vogliono le palle. Mamma mia, bella partita, mi sono divertito, anche con le azioni di Lukaku e compagni, non male, Kimmich e Rahmani tornano a diventare un muro. Certo, Jesus su Lukaku fa un errore clamoroso, ma vabbè. La squadra abbiamo reagito veramente tosta, veramente in una maniera assurda. E niente, sono felicissimo e stanchissimo e niente, tanta roba, tanta roba. Noi ci vediamo alla prossima, iscrivetevi, commentate, lasciate like, ciao a tutti, forza Napoli!